Vocabolario dei desideri di Escol Nevo. Esse come sesso. Aspetta un secondo, qualche avviso prima di partire. Primo, non mi piace che me la lecchino. Secondo, non mi piace che mi ci infilino le dita. Terzo, non mi piace la forza. Se uno è aggressivo con me, reagisco. Non ti credere, non sono come sembro, delicata. Ti potrei massacrare di botte. Lo so che mi vuoi prendere, ma aspetta un attimo. Prima ti voglio chiedere una cosa. Quando è stata la tua prima volta? Su, cosa te ne importa? Lasciati andare. Mi piace parlare un pochino prima. Parlare mi eccita. Un mese prima di arruolarti. E lei, come si chiamava? Che bel nome, Ayala. Basta sentire come lo pronunci per capire che c'era amore. Vero? Dovevate essere emozionati, tutti e due. Vi eravate preparati per mesi. Avevate parlato di come volevate che fosse. Sei andato a comprare i preservativi in farmacia e sei arrossito mentre pagavi alla cassa. Oppure prendeva la pillola, sì. La pillola è più adatta per una che si chiama Ayala. Prima di uscire per andare da lei ti sei dato una spruzzata dell'aftershave di tuo padre Old Spice, vero? I suoi genitori erano all'estero, no, no, in vacanza nel Sinai. Come ho fatto a indovinare? Lei si è comprata un reggiseno di pizzo rosso e ha aperto un bottone della camicia per farti vedere che aveva comprato un reggiseno di pizzo rosso. Siete andati in camera sua nonostante ci fosse tutta la casa a disposizione. Aveva un letto a una piazza, non abbastanza largo, e sopra appesi dei poster di Freddie Mercury, ma a te non dava fastidio perché bruciavi dalla voglia. L'hai guardata bene negli occhi mentre la penetravi e nel giro di 3 secondi massimo sei venuto. Eri un po' imbarazzato e anche lei era un po' imbarazzata, ma lei ti amava, la tua Ayala. Perciò ha appoggiato i suoi ricci morbidi sul tuo petto liscio e ha detto una frase incoraggiante sentita in un film. E la seconda volta eravate già molto più sciolti. E un altro giorno, verso la fine, lei ha cominciato a tremare. Allora hai capito che sì, stava succedendo. Veniva anche lei. Poi avete cominciato a fare sesso dappertutto. Tutto il tempo. Tu e Ayala, in spiaggia, nel bosco, alla tua base, alla sua base, vero o no? Benissimo. Adesso è il tuo turno di fare domande. Ma prima di chiedere mi devi promettere che qualunque cosa ti racconto non cominci a compatirmi. Non mi guardi con aria depressa e non mi mandi da uno psicologo e non mi mandi alla polizia per denunciare. E non mi chiedi come si chiama e non mi dici che uno così si merita di morire. È ovvio che uno così si merita di morire, ma non è per questo che ti ho invitato qui. Se mi serviva un killer non avrei avuto problemi a trovarlo nel quartiere, ma ormai ne sono uscita. E poi mi vendico di lui ogni volta che vado a letto con un uomo che mi scelgo io, liberamente, alle mie condizioni, capisci? Ogni volta che va così, come adesso, come con te, è una piccola vendetta.